Va ora in onda Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso, con Corrado Ferretto e Gioia Martinelli. Ed eccoci ragazzi, 22:40 minuti in questo sabato sera, la mia voce è quella di Gioia ovviamente. Ciao Corrado. Ciao, ciao. Quanto ci sono mancati i nostri tifosi? Adesso recuperiamo, dai, recuperiamo. Un sacco ci sono mancati, anche perché avevamo voglia di leggervi, avevamo voglia di ascoltarvi. 0445 490 200, linea diretta per chiamarci, per dirci la vostra su questa partita che è ovviamente appena finita. Ringrazio Giovanni Barcaro. 345 79 59 749 invece SMS e WhatsApp. Tanti ci sono già arrivati. Adesso piano piano andiamo a leggere qualcosina. Che dici Corrado? Partiamo a bomba. Io direi di partire con il nostro Peo da Villa Verla, che dice: abbiamo proprio capitombolato oggi, Peo, che è sempre molto divertente. Poi vediamo un po', andiamo immediatamente da Paola Datiene, che dice: debutto amaro, bisogna avere pazienza, ma siamo sicuri di avere la squadra giusta per fare meglio dell'anno scorso. Il campionato è molto difficile quest'anno, con dei puntini di sospensione. Tu che cosa dici, Corrado? Ma che il campionato sia molto difficile, molto più difficile dell'anno scorso, sicuramente sì, è una cosa che un po' dicono un po' tutti, quindi sai, è sicuramente così. È chiaro che questa squadra oggi, tanto per entrare subito nel vivo dell'esame tecnico della partita, è mancata clamorosamente al centrocampo, dove anche Proia, l'ex grande ex insieme a Dio della partita, ha disputato una gara molto anonima, male Pontisso, male Crecco. Un po' meglio quando sono entrati Zonte e Rigoni, però il Cervella ha vinto la partita in mezzo al campo. Salutiamo anche Carlo di Caldogno, che dice: risultato ineccepibile per quello che si è visto in campo, un po' meglio nel secondo tempo, tardivo il cambio di Pontisso che non capisco cosa ci faccia in campo, rischiando di lasciarci in 10. Speriamo vada meglio la prossima. Tu che cosa dici? Ma sai, guardavo prima le statistiche, 13 tiri a 6 e 6 a 1 nello specchio della porta per il Cittadella. Quando leggi questi numeri è difficile dire che appunto il Cittadella non ha meritato la vittoria, quindi sono d'accordo con il nostro amico radioascoltatore, è il risultato giusto. È un po' di amaro perché il Cittadella ormai, insomma, dal gol di Gennaro su calcio di rigore, era il 2015 quando si vinse 1-0, da allora non si è più segnato e quindi si è praticamente sempre perso. Sta diventando un campo maledetto e anche oggi, insomma, è andata male. Salutiamo anche gli amici di Chaos Biancorosso, che dicono puntualmente: saltiamo il centrocampo durante la costruzione di gioco, molto molto male. Stasera abbiamo buone punte, ma non si può pensare di verticalizzare per 90 minuti, qua manca gioco e soprattutto un buon regista. Ricordo che Venturato è ancora libero. Ciao e forza Lane. Andrea, abbraccio a te Andrea. Diciamo che sono d'accordo con Andrea che davanti i tre hanno fatto benino, Dio, Lanzafame e Dalmonte, che hanno giocato praticamente in linea un 4-3-3 con Lanzafame che spesso faceva la punta centrale, Dio faceva il centro-destra e Dalmonte centro-sinistra, poi in ogni caso si scambiavano di posizione, ma si vedeva chiaramente che avevano capacità, grinta, velocità, tecnica per mettere in difficoltà la difesa del Cittadella, però come dice Andrea purtroppo non arrivava una palla e anch'io sono concorde, secondo me questa squadra può avere uno scatto in avanti, un miglioramento notevole se si riesce a inserire in organico un regista, però un regista importante, un regista che abbia tecnica, che abbia idee, che abbia geometrie, insomma ci vuole un giocatore di grande spessore per la categoria. Se si riuscirà a prenderlo, questo poi ovviamente non dipende da noi ma dalla dirigente biancorossa, il mercato finisce il 31 di agosto, quindi c'è ancora tempo se si vuole fare. Andiamo da Nicola, che dice: qualche dubbio sulla campagna acquisti, non c'è centrocampo e nessuno che lancia le punte, poi un portiere di categoria non si poteva prendere. Questo è il commento di Nicola, come rispondiamo? Beh, ho premesso che insomma non è una frase fatta, ma insomma questa è ovviamente anche la prima giornata, anche se il campionato non è stato insomma positivo. Oggi ho visto un Cittadella più pronto anche dal punto di vista agonistico, molto più bravo ad arrivare sulle palle, sulle seconde palle arrivavano sempre prima loro, molto più rapidi, molto più tonici, quindi magari anche atleticamente loro erano un po' più avanti. Per quanto riguarda il portiere, io credo che Pizzignacco stasera ha fatto il suo, anzi forse è stato anche bravo a limitare nel finale il passivo, altrimenti si poteva anche prendere 2 o 3. Sul gol magari con un po' più di esperienza poteva andarci con il piede, ma ci fosse stato il mitico Garella, credo che avrebbe respinto di piede e magari sarebbe riuscito a parare, però era una palla che sbucava da una mischia e quindi non era un pallone facile. Io credo che stasera Pizzignacco sia l'ultimo dei colpevoli.
0445 490 200 per essere con noi, per chiamarci in diretta. Abbiamo la prima telefonata di questo sabato. Salutiamo Stefano, ciao, ben ritrovato. Ciao Corrado, sono contentissimo di riparlare, anche se non è andato bene. Io ho ascoltato solamente il secondo tempo, sono un pochettino in giro, però mi sono dato completamente all'ascolto. Non ho trovato troppe differenze dai momenti opachi dell'anno scorso e questo ci ricollega ai tempi. Troia non è un regista e volevo sapere se il regista di cui parla Corrado ha sotto un qualche nome, c'è qualche indizio, e volevo sapere se dicevano che Bellucci era cercato dalla Vicenza, e questo vuol dire, voglio dire, se ci sono oltre al regista qualcos'altro in mente. Non ho capito perché non ha giocato Meggiorini. Ciao, vi ascolto. Abbraccio, ciao Stefano. Corrado. Allora, andando in ordine, partendo dall'ultima osservazione, è quella più facile: Meggiorini non ha giocato perché è infortunato, sta recuperando da un problema muscolare, quindi insomma, diciamo, non poteva essere della partita. Per quanto riguarda il regista, i nomi insomma sono quelli noti, premesso che, come abbiamo già anticipato su biancorosso.it la settimana scorsa, lunedì o martedì arriverà la Nocchia della Juventus, un giovane ventenne di grande prospettiva, grande capacità tecnica, grande prospetto per il futuro, arriverà in prestito secco, ma anche questo non è un regista bensì una mezzala, quindi insomma andremo a rinforzare il reparto centrale nel ruolo di interno. I nomi dei registi sono quelli che sono circolati da tempo, insomma c'è Tugurado del Venezia che non sarà confermato in Serie A, c'è Crisiti che piace molto a Di Carlo, che probabilmente è il primo della lista ma la regina non lo vuole cedere, c'è soprattutto questa grande chance, anche se per il momento più teorica che pratica, di Viola, anche se la richiesta di Viola di ingaggio al momento è assolutamente esorbitante, quindi per il momento, ha premesso che Viola vorrebbe rimanere a giocare in Serie A, insomma è un obiettivo difficilmente raggiungibile. È chiaro che bisognerà capire le scelte tecniche della dirigenza, bisognerà capire se poi Di Carlo... Sì? Corrado? Molti pensano che ci riserva un regista, magari loro invece pensano che la squadra possa andare bene così. Andiamo a salutare Paolo da Padova che dice: scelte iniziali di Carlo discutibili, portiere inadatto alla categoria, Longo meglio del solito, VAR decisivo ma rigore inesistente. Subito anche da Andrea che dice: in Serie C Di Carlo ha impiegato tutto il girone di andata per cambiare modulo, quest'anno quanto ci vorrà per liberarci dal 4-3-1-2? Allora, partendo dal rigore, purtroppo direi a dire con molta onestà che il rigore non c'era, insomma Calderoni si lascia cadere, non viene neanche toccato da D'Urso, l'arbitro è andato a vedere alla VAR, quindi niente da dire, insomma è giusto che il rigore non sia stato dato perché il fallo non c'era. Per quanto riguarda il portiere, ripeto, insomma io stasera non l'ho visto assolutamente in altra categoria, ma poi insomma il portiere è sempre un po' particolare, quindi ognuno può avere la propria idea, e diciamo che la squadra sicuramente per quanto riguarda l'aspetto tecnico è nettamente più forte di quella dell'anno scorso, su questo non ci sono dubbi. Poi è chiaro che bisogna anche farla giocare a calcio, bisogna farla, ripeto, il Cittadella ha giocato a calcio, ha giocato meglio del Vicenza, ha meritato di vincere, e non dimentichiamo che non hanno più Iori, che era la loro mente, non hanno più Proia che ha vinto a Vicenza, eppure alzi la mano che si era accorto, ma questo perché loro hanno un'identità di gioco, hanno una base, hanno un'espressione di calcio che mettono in pratica, anche se magari gli interpreti non sono sempre gli stessi. E non a caso la scelta di cambiare allenatore tra Venturato e Gorini è una scelta di continuità, perché Gorini era il secondo di Venturato e non sta facendo altro che quello che avrebbe fatto Venturato. 345-7959-749 SMS WhatsApp, 0445-490-200 linea diretta per chiamarci, per commentare la partita che si è svolta stasera contro il Cittadella. Vado subito da Antonio da Quinto Vicentino che dice: buonasera, il Cittadella ha meritato la vittoria guardando alla partita nel suo complesso, peccato per il Vicenza in non aver finalizzato le poche occasioni nitide create. Chiedo poi un parere al dottor Ferretto in merito al quasi certo arrivo di Ranocchia dalla Juve, sarebbe questo l'investimento di peso per il centrocampo, settore critico per il Vicenza non solo dell'anno scorso, un ventenne di sicuro avvenire ma in prestito secco. Continuo a pensare, infine, ma spero veramente di sbagliarmi, che Pontisso non sia dato la B. Buona serata e complimenti per la vostra competenza e preparazione. Grazie a te Antonio.
Sì, diciamo che Ranocchia sicuramente, ripeto, a parte i clamorosi colpi di scena, perché la preparazione è già di fatto conclusa, Allegri l'ha voluto portare a Udine in panchina perché appunto Juventus, come tutti sanno, insomma, non avrà Rabiot, McKenzie e Arthur, quindi lo porterà in panchina. Poi da lunedì, Massimo Martedì sarà a Vicenza, è un giovane di grande prospettiva, sapete che a Torino ad allenare la Juventus Ante Vendetta c'è l'Amberto Tauli, che a Vicenza ha certamente bisogno di presentazioni, e quindi insomma un identikit del giocatore ce l'ha gentilmente fatto, ma soprattutto Ranocchia comunque è un profilo che è ben conosciuto, è uno dei giovani più importanti del panorama diciamo giovanile, una promessa sicuramente calcistica. Ha ragione Antonio, però dire forse qualcosa in questo momento serve qualcosa di più, vedremo se oltre alla Ranocchia, magari considerando che dovrebbe partire anche Tarpellon, che non c'è la Cittadella anche perché è infortunato, magari liberando un posto potremmo pensare di vedere anche l'inserimento di un regista che darebbe ritmo, geometrie a una manovra che stasera spesso si è sviluppata con palla lunga e che questo denota appunto il fatto che magari con un pensatore in mezzo al campo la manovra potrebbe essere più lineare, più redditizia, soprattutto più concreta. Salutiamo anche Ilaria che dice: bentornati Gioia e Corrado, speravo in un inizio migliore, la squadra mi sembra ancora un po' troppo imballata e a centrocampo servirebbe qualcuno di peso perché si creano degli spazi abissali e non si riesce ad impostare l'azione, magari anche un innesto in difesa dove si balla un po' troppo. Ci sono dei nomi che girano riguardo a questi due reparti? Non capisco poi, dice sempre Ilaria, perché Dalmonte non parte con come esterno già dall'inizio, dove rende sicuramente di più. Vietato comunque essere disfattisti e sempre forza l'Ale, ci mancherebbe la prima partita. Corrado? Guardate, guarda, il Monte oggi ha giocato praticamente sempre esterno, non ha mai giocato trequartista, perché la linea offensiva del Vicenza era un po' insomma una linea 3, era un 4-3-3, con Del Monte che stazionava sul centro sinistro, l'Antofame spesso faceva la punta centrale e Dio invece l'attaccante di centrodestra, poi si scambiavano, ma insomma Del Monte trequartista oggi l'ha fatto quasi mai, anzi assolutamente mai, e quindi diciamo che Del Monte anzi è stato sicuramente importante in 2-3 azioni che potevano portare al gol la squadra di Di Carlo, confermando le sue abilità tecniche. Per quanto riguarda invece la difesa, tra l'altro ottengo anche una risposta a Stefano, che per quanto riguarda Bellucci è un nome che al momento non ha nessun riscontro nel mercato biancorosso, perché la trattativa tra Padella e la Virtus Entella è assolutamente agli albori, anzi per il momento è assolutamente bloccata, come ci conferma il procuratore del giocatore, quindi diciamo che nel caso uscisse Padella, poi non è detto che arrivi un giocatore di piede destro, ma magari potrebbe arrivare un centrale di piede sinistro, ma al momento sono tutte considerazioni abbastanza teoriche, visto che, ripeto, Padella e la Virtus Entella sono in una fase assolutamente di stallo della trattativa, siamo molto lontani da una conclusione, per cui se rimane Padella in difesa non arriva nessuno. Salutiamo anche Andrea dal Brasile, bentornati a tutti, molto ma molto deluso da tutti, ciao, sempre forza Lane. Poi ci spostiamo da Harry che dice: bentornati, si comincia subito bene, spero che questa sconfitta serva a far capire che bisogna spendere di più nel mercato estivo invece di pensare solo a risparmiare. Poi altro messaggio che invece ci arriva, vediamo un po', da Claudio Creazzo che dice: Pontisso out, non ci siamo proprio, le note peggiori sono arrivate proprio dai nuovi acquisti, Pizzignac ci ha salvati più volte, serve fosforo e tanti punti. Sì, è un'analisi che mi trova abbastanza d'accordo, credo che insomma sia stata fatta un'analisi assolutamente corretta della partita. Poi sicuramente Pontisso non ha fatto bene, ma non ha fatto bene anche Crecco, tanto per fare un altro nome che insomma sento poco, e ahimè non ha fatto bene anche Proia, che era un po' insieme a Dio l'osservatore speciale del match, e purtroppo è mancato il suo contributo che insomma un po' tutti ci aspettavamo sarebbe stato molto importante, invece un po' tutti tra i centrocampisti che sono stati schierati all'inizio sono stati largamente deludenti. Ricordiamo 0445 490 200 per chiamarci, per venire in diretta con noi, per commentare ovviamente la partita che abbiamo disputato contro il Cittadella. Saluto Alex, dice: perse tutte le partite delle amichevoli alla Coppa Italia in campionato, Pizzignocco portiere titolare e grande e conferente, di chi è la colpa, chi arriva sul mercato? Tante domande per te. Ma
adesso parlare di colpe mi fa un po' prematuro, insomma, senza dubbio la stagione non è iniziata come tutti speravamo, ecco, questo è, diciamo, un dato di fatto che è assolutamente, diciamo, sotto gli occhi di tutti, ma non credo che, insomma, ci sia, sia già il momento di fare, diciamo, dei processi, di dare delle colpe. Di sicuro c'è da stare molto attenti, esaminare bene la situazione, come abbiamo già fatto oggi. Diciamo che il problema di questa squadra è stato evidenziato in maniera molto evidente nella zona mediana, quindi se c'è da intervenire, oltre all'arrivo del giovane Ranocchia, che ripeto dovrebbe essere definito lunedì o martedì, insomma ormai tutto è fatto, basta solo, ci serve solo l'ufficialità, magari potrebbe servire, questo è ovviamente la nostra idea, un centrocampista di regia, e credo che magari anche la proprietà, anche Di Carlo, potrebbe pensarla in questo modo. Ovviamente non ce lo verranno a dire, il mercato chiuso è tutto un altro, quindi c'è la possibilità di intervenire. Credo che oggi, ma l'ho già detto e lo ribadisco, anzi senza credo, sicuramente il Cittadella ha vinto la partita della zona mediana del campo, perché loro sono stati in quel settore di campo nettamente più bravi del Vicenza. Salutiamo poi quest'altro messaggio che ci arriva da Robertino, che ci manda anche una bella foto da San Vito di Cadore, dice: per smaltire la delusione della sconfitta, eccomi qui. Quindi si trova con due birre, caro Corrado, due birre rosse, vi chiamerò, dice, appena succederà la vincita, al grido Forza Lane, ovviamente noi ti aspettiamo, è sempre qui. Poi altro messaggio di Michele, dice: in città, il Città ha un'identità di gioco con un allenatore nuovo e debuttante, Di Carlo, ormai è da 3 anni che è a Vicenza, ma gioco non ce n'è, dice lui. Boh, c'è qualche dubbio sul mister già nella serata di oggi, abbiamo letto più e più messaggi. Ma sai, se guardiamo la partita stasera, senza dubbio Golini, che ripeto è stato per anni il vice di Venturato e quindi molto intelligentemente non ha fatto altro che portare avanti il lavoro del tecnico che lo scorso anno ha portato il Cittadella alla finale playoff, ha vinto nettamente, diciamo, il duello tecnico-tattico con Di Carlo. Noi che ci giriamo tanto intorno, insomma, questa è stata la chiave un po' della partita. Squadra biancorossa ha dato meglio di sé quando è andata 4-4-2, e questo magari cambio ha messo un po' in difficoltà il Cittadella, ma qui mi pare di essere tornati un po' a tante altre gare in cui, insomma, cambiando in corsa poi la squadra va meglio, ecco. Di Carlo deve essere più bravo a trovare subito il modulo, quello giusto, per mettere in difficoltà gli avversari e magari cambiarlo dopo un'ora, 60-70 minuti di gioco. Però ripeto, è la prima, e quindi c'è, diciamo, deve essere un po' benevoli con tutti. Di sicuro bisogna dire che le cose come stanno, oggi Cittadella ha vinto con merito, ripeto, i dati sono abbastanza categorici, 13 tiri a 6, 6-1 in porta per il Cittadella. Quando i numeri sono questi, è molto probabile che la squadra che ha diciamo, calciato 13 volte, 6 volte in porta, vinca la partita. E così è stato. Salutiamo poi anche il Bomber che abbiamo al telefono. Ciao Bomber, benvenuto e ben ritrovato. Ciao Corrado, ciao Gioia, bentornati. Finalmente c'è una trasmissione competente di calcio, perché questa sera, guardando la partita sulla zona, ho anche un po' ascoltato TV a Vicenza e sono altamente scarsi e altamente incompetenti, secondo me, come trasmissione. Per fortuna ci siete voi. Grazie la Bomber. La partita non mi è piaciuta, ma non importa. Questa sera volevo solo che Corrado facesse un piccolo inciso sul suo compagno di viaggio, il Press, che oggi raggiunge le 700 presenze in trasferta. E siccome in queste presenze tante volte c'era Corrado, vorrei che dicesse due parole. Ciao a tutti. Ciao a te, grazie Bomber. Corrado. Sì, 700 partite, ci sono sempre stato anch'io, perché sono, quindi un grande saluto a Patrizio Guerra, che per tutti è il Press. Un giorno, quando avremo tempo, Gioia, racconteremo anche perché lo chiamano il Press. Certo. È un aneddoto di una trasferta. Abbiamo tutta la stagione, guarda. Esatto. Comunque, ecco, 700 trasferte, perché poi ci sono anche le gare in casa, quindi insomma Patrizio sta andando velocemente verso le 1500 partite, un grandissimo tifoso biancorosso che merita veramente tutti i nostri congratulazioni, i nostri complimenti. Io lo conosco bene,
vi assicuro che è veramente un grandissimo tifoso, come diceva il Bomber, merita assolutamente che questa sua, questo suo traguardo sia ricordato. Andiamo subito a leggere quello che ci scrive Marco da Vicenza. Dice: purtroppo mi sembra che la squadra è ancora indietro fisicamente, ho letto i nomi su trattative di Fagioli e Verdi, mi confermate? Corrado. Allora, Fagioli è stato un giocatore diciamo osservato, credo che dalla Juventus arrivi, come diciamo, ampiamente solo Ranocchia, quindi Fagioli, la candidatura di Fagioli sia stata diciamo depennata. È chiaro che l'arrivo di Ranocchia va a completare la casella del ruolo di interno. Resta aperta se la dirigenza, la proprietà, la società, insomma, lo riterrà opportuno il ruolo di regista. Questa è una necessità che personalmente ritengo sarebbe importante riuscire a rinforzare. Poi ho sentito che molti tifosi la pensano come me, ma ripeto, il mercato non lo facciamo noi, lo fa la dirigenza biancorossa, quindi è importante che quello che pensano loro è che questo, insomma, lo capiremo nei questi 10 giorni che mancano alla fine del mercato. Poi altro messaggio, vediamo se si firma Antonio. Gli slot over liberi a oggi sono 2, oltre alla Nokia sarebbe il caso di spenderli lì. Sì, Ranocchia tra l'altro è un under, quindi non va a occupare il posto degli over, quindi ci sono 2 posti liberi, sicuramente almeno uno, insomma, un regista di esperienza, Tugorador, Krizetic, Viola, si è parlato anche di Schiavone, ecco, ma credo che Krizetic sia un obiettivo che piace molto a Di Carlo, ma la regina non credo se ne voglia liberare. Turado è una trattativa ancora aperta con il Venezia, insomma, potrebbe anche essere un nominativo, ecco che per quanto mi riguarda, insomma, l'obiettivo più importante, quello che potrebbe veramente fare il salto di qualità a questa squadra è Viola, ma come detto prima è svincolato e chiede un ingaggio molto molto importante. Vedremo, 10 giorni dalla fine del mercato, senza dubbio mi pare di capire che un po' tutti siamo d'accordo, ecco, quello è il centrocampo, è il reparto dove bisognerebbe intervenire, come detto prima, però insomma è chiaro che non possiamo fare il mercato, deve fare la dirigenza, magari il direttore sportivo Magalini, la proprietà, vedremo se ovviamente si giocherà tra 7 giorni ancora con il mercato aperto e poi c'erano gli ultimi giorni. Corrado, e allora abbiamo allo 0445 490 200 anche Salvatore che ci chiama da Trento. Ciao Salvatore, benvenuto. Sì, buonasera a tutti quanti voi. Volevo fare un paio di considerazioni rallacciandomi al discorso che faceva il collega poc'anzi. Essendo la prima giornata, io non sono un tifoso del Rossi, anche se sono un estimatore dell'allenatore De Carlo, che ho conosciuto personalmente qualche anno fa. Siamo alla prima giornata, sono un giornalista sportivo, dunque parlo per grandi linee e per grandi massimi sistemi. Alla prima giornata non si può pretendere, presumo, nulla da nessuno. Non so benissimo il mercato della Rossi Vicenza, credo che da quello che avete detto voi in studio e anche dalla radiocronaca del collega non sia stato fino adesso un mercato all'altezza della situazione, però c'è tempo, c'è la possibilità sicuramente di fare meglio, di migliorare. E poi chiaramente, come diceva il collega che sta commentando egregiamente un po' la partita, molte partite, molti incontri si vincono a centrocampo. Se il centrocampo riesce a filtrare e a essere propositivo e a contrare, sicuramente la partita assume delle dinamiche molto molto diverse che poi portano a una supremazia territoriale e anche a una forza numerica sui tiri in porta e nel complesso nella mole di gioco. Credo che il Vicenza abbia tutte le possibilità per fare meglio e se c'è la possibilità di qua al 30 di agosto di fare qualche innesto e dunque migliorarsi nella campagna acquisti e dare un'intragliatura maggiore e migliore a tutto il comparto squadra, sicuramente si riuscirà a fare e di qua al campionato magari provare a centrare quelli che sono gli obiettivi iniziali di stagione. Questo è un po' il mio commento e la mia considerazione. Vi auguro una buona serata e buona continuazione a voi. Grazie dell'intervento Salvatore, a presto, un abbraccio. Corrado. A voi.
No, beh, quello che ha detto Salvatore è condivisibile in larga parte. Ecco, una cosa che mi preme diciamo sottolineare è che io non sono assolutamente insoddisfatto del mercato del Vicenza fino a questo momento. Quello che abbiamo detto è per migliorare ulteriormente, per costruire una squadra che, per dirla fuori dai denti, se dovesse arrivare Viola, io vedo Vicenza da primi cinque posti, insomma, ecco, cioè, poi aspetta anche Di Carlo prendere in mano una Ferrari e farla andare come una Ferrari, ma insomma gli arrivi di Dio, di Troia, di Brosco in difesa sono giocatori importanti, e quindi diciamo che quella squadra è nettamente più forte di quella dell'anno scorso. È normale che quando cambi tanto ci vuole un po' di tempo per dare amalgama, dare intesa, mettere a posto gli ingranaggi. È ovvio che stasera il Cittadella si è dimostrato più pronto per una lunga serie di motivi che abbiamo già spiegato. Di sicuro condivido quello che dice Salvatore, siamo alla prima giornata e, come abbiamo detto, ben lungi da star qui a fare processi, perché non è assolutamente il caso. Di sicuro però bisogna stare molto attenti a fare un'analisi tecnica della partita, e diciamo che il campanello centrocampo è suonato in maniera abbastanza eloquente. Poi ribadisco, magari con la crescita di condizione di qualche giocatore si può fare sicuramente meglio. Ecco, se poi si riesce anche a dare un po' più di qualità a livello di regia, magari si riesce a chiudere il cerchio e costruire un organico veramente veramente forte. Ma questo Vicenza, lo voglio sottolineare, è nettamente più forte già adesso di quello dell'anno scorso. Ci fermiamo per qualche secondo. Super spot per noi. La banca che cercavi è proprio vicina a te. Banca Mediolanum è un punto di riferimento per tutti i servizi bancari, finanziari e assicurativi. E hai un family banker a tua disposizione che conosce i tuoi bisogni e ti aiuta a individuare le soluzioni più adatte ai tuoi progetti di vita. Vieni a trovarci a Vicenza in Piazzale Giusti 8/10 o chiamaci allo 0444 56 03 33. Messaggio pubblicitario. Canone del conto gratuito per i nuovi clienti. Fogli informativi e documentazione d'offerta su bancamediolanum.it. Terzo tempo biancorosso. La voce del tifoso. Ed eccoci, 0445 490 200. Chi abbiamo in linea? Pronto? Ciao, sono Marco, ben ritrovati. Ciao Marco, ben ritrovato a te, come stai? Tutto bene? Beh, non proprio, perché sono ingessato, ma comunque va bene, dai. Caspita, ti siamo vicini. Niente, io volevo chiedere a Corrado la situazione portieri, come la vede? Perché io la vedo un po' ingarbugliata, nel senso che mi sembra, adesso è troppo, premesso che è troppo presto per parlare e dare giudizi, però mi sembra che sto pizzignaco qua non dia le sicurezze che in prospettiva, insomma, adesso, come detto, è presto per parlare, ma mi sembra che abbia qualche incertezza anche oggi in uscita. Mi sembra che sia stato comprato lì un portiere confente lì, che non so con che scopo, perché e poi c'è Grandi, e quindi vorrei capire secondo lui su chi punterà Mimmo. E poi sì, centrocampo, come detto, manca rinforzo, ma io ritoccherai anche la difesa. Adesso attendiamo Brosco, perché penso che non giochi, perché sia indietro con la preparazione o abbia qualche problema fisico, cioè nel senso non sia ancora in forma. E poi l'ideale sarebbe vendere Longo e prenderne qualcun altro. Questi sono i miei auspici per il 31. Poi vorrei appunto sentire cosa ne pensa Corrado della situazione portiere dietro. Grazie della telefonata, un abbraccio a te. Buona stagione a tutti. Grazie, alla prossima. Ciao, Corrado. Ma guarda, io credo che invece la situazione portiere sia abbastanza chiara nella testa di Di Carlo, perché Di Carlo ha scelto di far giocare Pizzignaco come titolare, che tra l'altro oggi, ripeto, non mi è nemmeno dispiaciuto. È vero quello che dice Marco, c'è stata anche una decisione su una palla alta, insomma, vabbè, ci sta, ecco. E magari quello che penso io è che non è Grandi il suo secondo ideale, nel senso che quando metti concorrente due portieri, di cui uno ha 19 quasi 20 anni, insomma, e un altro era titolare l'anno scorso e tutto sommato ha fatto un campionato anche sufficiente, non è una situazione che possa aiutare entrambi. Per quello che mi riguarda, avrei preso un portiere di 32-33 anni, esperto, e sarei stato molto chiaro: tu
fai il secondo e fai crescere il ragazzo e gli dai una mano, e se per caso c'è bisogno di giocare giochi, ma avrei messo chiaramente i ruoli, li avrei proprio spiegati e fissati, uno gioca e uno è la riserva. Qui invece c'è la concorrenza, che speriamo abbia ragione Di Carlo, società aiuti entrambi, ho qualche dubbio. Quanto riguarda Confente, è stato preso per fare il terzo e quindi anche lì insomma poche cose. E per quanto riguarda invece la difesa, Brosco sì, sono un po' indietro di condizione, è arrivato dopo gli altri, poi insomma giocherà. Brosco è un giocatore per la B assolutamente di valore, quindi credo che dietro il problema magari non si presenti, se non parte nessuno, non arriva nessuno, ma la difesa vedo che insomma posso dare garanzie. Ecco, per quanto riguarda invece Longo, ma insomma questo credo che sia un motivo dominante del mercato, è una cessione che la società aveva in mente di fare, al momento per richieste per Longo non ce ne sono, e quindi credo che una sua cessione non sia facile. Se non parte Longo non credo che arriverà più nessuno nemmeno in attacco. Tanti messaggi ancora da leggere al 345-79-59-749. Subito da Cristian, che dice: Amalgama è intesa che mancano, quanto ha influito 2 mesi di preparazione con solo 3 amichevoli il turno di Coppa? Può essere che 4 partite siano troppo poche per avere una squadra già al top? Sì, sì, può essere, assolutamente può essere, ma ripeto anche quello che diceva il collega Salvatore, io insomma da questo punto di vista questa prima giornata mi dà un'idea, ecco, bisogna lavorare sulle capacità e sulle potenzialità di questa squadra e capire magari dove si può intervenire. Abbiamo visto, ecco, per guardare le cose positive, che davanti con Dal Monte, Landafame e Dio è un tridente d'attacco importante, che poi insomma c'è anche Giacomelli che può dare una mano, quindi diciamo che non dimentichiamo che c'è Sam Maggiorini che adesso rientrerà, quindi diciamo che questa squadra ha un potenziale importante. Troia non credo che sarà quello di stasera, perché insomma il giocatore è di assoluto valore per la categoria. Si vuole fare un campionato molto importante, allora per quanto mi riguarda, poi non può essere d'accordo o meno, bisogna fare un ultimo sacrificio e portare a Vicenza un regista di valore, di spessore per la categoria. Salutiamo Alvise, che dice: ciao ragazzi, sento già troppa gente che critica, lasciamoli lavorare, cerchiamo di farli lavorare in un ambiente unito e compatto come siamo sempre stati a Vicenza, lasciamo stare la delusione e continuiamo a sostenere per raggiungere prima l'obiettivo primario, la salvezza. Andiamo poi da Matteo Di Arzignano, che dice: ciao a tutti, volevo sapere la trattativa se c'è per Longo, perché sento da più fonti che non si riesce a vendere. Caro Corrado, illuminaci tu, grazie e sempre forza Lane. E al momento non ci sono trattative degne di tal nome per Longo, quindi non posso diciamo dire che Longo sia vicino a lasciare Vicenza. In questo momento Longo è un giocatore che rimane in uscita, ma trattative vere e proprie non, per lui non ce ne sono. Abbraccio, vediamo poi dove andiamo. Da Pippo, che dice: bisogna fare meglio, innesti regista serio. Altro messaggio che arriva da Max, dice: Mimmo è già in confusione come lo scorso anno, speriamo bene. Tu sei d'accordo con lo schema che è stato schierato nella partita di oggi oppure no, Corrado? Diciamo che lo schieramento dei tre davanti, diciamo tre in linea con Landafame, che spesso faceva la punta centrale, con Dal Monte a sinistra e Dio a destra, che poi ovviamente si accentrava, i tre si ruotavano parecchio, non mi è dispiaciuto. Infatti quando hanno avuto quei pochi palloni che hanno avuto disponibili, loro li hanno sempre giocati molto bene, perché sono tre veramente bravi, sono forti tecnicamente, rapidi, hanno doti, hanno capacità e possono fare molto bene per quanto riguarda la Serie B. Quello che non mi è piaciuto, ma ovviamente non è piaciuto quasi a nessuno, è il centrocampo, perché purtroppo dei tre che sono scesi in campo, Pontisso, Proia e Greco, nessuno dei tre è arrivato alla sufficienza, anzi qualcuno è pesantemente insufficiente. Qualcosa di meglio si è riuscito a creare quando sono entrati Rigoni e Zonta che tra l'altro ha avuto un pallone clamoroso per fare 1-1, ma lì è stato bravo e fortunato il portiere del Cittadella Castrati, però ecco, la svolta magari
le cose migliori le ha fatte Vicente, le ha fatte quando è andato 4-4-2 con Dal Monte a destra, Giacomelli a sinistra, due punte. Vediamo, insomma, c'è tanto da lavorare. Di Carlo, diciamo che quest'anno sicuramente, questo lo sottolineo, ha una squadra nettamente più forte di quella dell'anno scorso, quindi anche lui diciamo l'onere e l'onore di allenare una squadra che può fare bene, può e deve fare bene, soprattutto per i tifosi biancorossi, che insomma meritano veramente le soddisfazioni che da tanti troppi anni non hanno. Prima partita di campionato, quindi come ben sappiamo il calcio è questo, tutto può succedere fino all'ultima giornata. Torniamo a leggere altri messaggi, come quello di Luca che dice: tutto come previsto, centrocampo incapace di costruzione, nessuna assistenza alle punte, difesa in costante affanno, davvero qualcuno vede questa squadra ai playoff? Poi ne leggo un altro, quello di Renato, che dice: squadra senza centrocampo, senza idee, senza gioco, Di Carlo doveva essere sostituito ancora lo scorso campionato, faremo fatica a salvarci. Tu cosa ne dici? Ma insomma, adesso essere così drastici mi pare un po' eccessivo. Ecco, senza dubbio, ripeto, oggi la squadra non ha giocato come ci si aspettava, il Cittadella ha vinto con merito, ha vinto perché ha giocato meglio, perché ha calciato più volte in porta, ricordo ancora i numeri che sono, ahimè, abbastanza diciamo netti: 13 conclusioni di cui 6 in porta per il Cittadella, 6 in porta, 6 conclusioni per il Vicenza di cui una in porta. Ecco, insomma, sono numeri abbastanza impietosi, però insomma è la prima giornata di campionato, di sicuro c'è molto da lavorare. Ecco, anche a livello agonistico, atletico, il Cittadella è passo nettamente più avanti, probabilmente può anche essere una preparazione studiata per venire fuori un po' dopo, o forse qualche amichevole in più sarebbe servita. Stasera è andata così, quello che è importante nel calcio è capire cosa non è andato e cosa si può fare per migliorare un organico che, ribadisco, la mia idea è già comunque un è molto organico. Più forte dell'anno scorso, assolutamente. Andiamo da Stefano da Vicenza che dice: sono perplesso del fatto che in tutte le partite di precampionato, poche, questa è stata una scelta che non ho capito, il problema del centrocampo è sempre risaltato. Dobbiamo aspettare che il campionato inizi, finisca per pensarci? Ma sai, sono stati fatti degli innesti, di cui uno molto importante, perché Proia è anche un giocatore che è costato molto, è costato un milione circa, con un ingaggio importante, quindi insomma è stato fatto uno sforzo veramente notevole per portarlo a Vicenza, un giocatore che insomma a Cittadella ha fatto molto bene, io sono convinto farà molto bene anche a Vicenza. È chiaro che bisogna andare anche a vedere come giocava Proia a Cittadella e perché le sue caratteristiche erano messe così in evidenza. Giocava in un centrocampo dove c'era una regista che si chiama Iori, che ha lasciato il calcio, ahimè, perché era veramente un ottimo giocatore, era un piacere vederlo giocare, ma che riusciva a esaltare le sue caratteristiche. C'è questo giocatore a Vicenza? No. E allora o si trova una soluzione tattica e tecnica alternativa, oppure magari si può andare a cercare, come abbiamo detto tante volte, di acquistare un regista con le caratteristiche di Iori. Nel mercato ci sono questi giocatori, bisogna vedere se c'è la voglia e la possibilità di andarli a prendere, ma ecco che questa è un'analisi tattica importante da fare. Poi è chiaro che Proia giocherà sicuramente molto meglio di stasera e tante altre partite. Stasera ha giocato veramente male, non da lui, ma resta comunque un giocatore importante. Non è che perché un giocatore gioca male una partita diventa un brocco, insomma, questo è il messaggio che voglio dare ai tifosi biancorossi. Proia è un acquisto molto importante e vedrete che darà un grande contributo alla causa biancorossa. 0445 490 200 per ascoltare la vostra voce in diretta, per fare delle domande, per commentare questa partita finita da poco contro il Cittadella. Vado a salutare Gianluca Carimatte che dice: ciao ragazzi, buon inizio campionato, forza Lane sempre, in alto i cuori. Assolutamente sì. Altro messaggio di Andrea che scrive: ci siamo indubbiamente rinforzati, ma siamo da playoff? Corrado, tu che cosa dici? Questo è mercato aperto, soprattutto alla prima giornata di campionato, è una domanda veramente difficile a cui rispondere. Ci sono delle squadre molto forti, molto attrezzate, perché poi insomma, è chiaro che dipende anche dagli altri, non è che puoi fare il conto solo su te stesso. Quello che possiamo dire è che questa è una squadra che
ha il potenziale per fare bene, ha però anche delle lacune, questo, se c'è la reale volontà di fare un salto di qualità, beh, insomma, ha fatto 90, si può fare anche 100, ecco, è ovvio che poi a parole è facile dire, bisogna anche riuscire a metterlo in pratica con i fatti, ci sono dei giocatori importanti che si potrebbero andare a prendere, ovviamente hanno dei costi e ovviamente la società deve fare i suoi calcoli, deve capire se può farlo, se ne vale la pena, se è convinta. È chiaro che questa squadra, per quanto mi riguarda, soprattutto per l'attacco che ha e per la zona difensiva, può puntare ai playoff. Magari in mezzo, per fare il salto definitivo, serve un rinforzo, ormai l'abbiamo detto un milione di volte, quindi credo che la nostra idea sia abbastanza chiara. Salutiamo Graziano che dice: ancora moltissimi problemi in centrocampo, si deve intervenire sul mercato con giocatori di qualità, che ne pensate? Ciao, buon campionato, grazie a te Graziano. Corrado, tu quale giocatore prenderesti se avessi la possibilità? Beh, diciamo che insomma, premesso che, come dicevo prima, il problema economico è un problema molto importante, perché insomma, se no è facile, se non metti in conto il problema economico, è normale che puoi andare a prendere giocatori di qualsiasi livello. Facendo due conti, se proprio bisogna fare un sacrificio, c'è la volontà di farlo, beh, prenderei Nicolas Viola, che penso possa essere proprio l'elemento giusto che andrebbe a fare un salto di qualità, proprio a livello di qualità tecnica al centrocampo biancorosso. Abbraccio da Claudio che dice: visto il Frosinone fermare il Parma, sarà un avversario molto difficile da superare, hanno un attacco stellare grazie anche agli innesti ex Chievo, servirà un altro Vicenza e l'aiuto del pubblico, finalmente, ha scritto, finalmente. Beh, proprio in tutti i sensi. Diciamo che ecco, cominciare a rivedere il pubblico, seppur in percentuale, con schieramenti a scacchiera, vabbè, insomma, cose che insomma siamo sempre all'aperto, perché poi insomma qualche un po' di logica bisognerebbe anche usarla, perché insomma si cammina per strada, non è che vedo tante più distanze di quelle che si vedono allo stadio, però vabbè, insomma, ci sono queste regole e bisognerà rispettarle. Di sicuro comunque le prime 4-5 giornate di campionato mi aspetto anche qualche sorpresa, con tutte le partite sono difficili, proprio perché con il mercato aperto e poi con la condizione fisica atletica che non è ancora al massimo può un po' accadere di tutto. Quella col Frosinone sarà una partita molto difficile, ma questo sarà una cosa che ripeteremo tante volte, perché in Serie B non ci sono partite facili, c'è un grande equilibrio, l'ultimo cubato della prima, e quindi bisogna sempre affrontarle tutte con grande determinazione, grande voglia, grande grinta, con la giusta convinzione di poter fare anche bene. Tutte queste cose per cui questa squadra deve crescere e deve credere di avere la possibilità di fare bene. Sarà un'altra prova con il Frosinone, poi ripeto, sarà ancora mercato aperto e magari sarà anche un altro test per capire se il centrocampo biancorosso, che dovrebbe sabato prossimo avere rinforzo del giovane Juventino Ranocchia, ha bisogno magari anche di una regista. Io penso di sì, ma poi ripeto, questa è una cosa che dovranno pensare e decidere i dirigenti al Stadio Biancorosso. Ultimi messaggi, ultime chiamate: 345-7959-749 per scriverci via WhatsApp, 0445-490-200 per venire ovviamente in diretta con noi per commentare la partita, domande e insomma curiosità con Corrado Ferretto. Saluto che dice Diego Di Carlo: in conferenza ha detto che il risultato è stato eccessivo, e mette tra parentesi senza vergogna. Tu come la interpreti? Ma io credo che il risultato sia stato giusto. Purtroppo il Cittadella ha vinto con merito e, per quanto mi riguarda, il risultato ha rispecchiato quello che si è visto in campo. Poi è chiaro che a fine partita gli allenatori a caldo spesso magari tendono poi insomma a tirare un po' l'acqua al proprio mulino, ci sta, ecco, quindi insomma quello che dicono gli allenatori a fine partita spesso insomma è un po' un libro stampato, per cui lascia il tempo che trova, ecco, per quanto mi riguarda. Però devo dire che Cittadella, a cui faccio
i complimenti, perché senza Iori che ha smesso di giocare e senza Proia che è passato a cedere la licenza, ancora una volta ha trovato una squadra forte che farà bene e che ha dimostrato di saper giocare a calcio. Sentiamo al telefono anche Paolo con noi. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao, buona serata a tutti. Ben ritrovato a te. La partita dall'inizio. Sì. Devo dire che ha ragione Tavetta, alla fine quando fai un giro in porta c'è poco da dire. Resta il fatto che noi a Cittadella facciamo sempre fatica, dobbiamo avere una squadra più competente. Io sarei cauto sempre con questa idea dei playoff. Io avrei preferito vedere domani sul giornale un buon Vicenza ottiene un buon punto. Purtroppo così non è. Bisogna ripartire da zero con delle idee diverse, perché quando hanno inserito Rigoni è cambiato partita e quindi non ci voleva mica tanto anche pareggiarla con un po' di fortuna, perché a volte ci vuole un pizzico. Purtroppo Cittadella è più avanti di noi e giustamente, però non bisogna mai mollare e bisogna che la città, visto che ho considerato che l'anno scorso ci è andata bene 3-4-5 partite di fila e mancava l'attacco, mancava sempre qualcosa, l'esperienza dovrebbe portare qualcosa, quindi se c'è da comprare qualcosa di importante che renda questa squadra più, sì, che sia almeno che puntiamo a essere competenti in casa e anche fuori, ci vuole un buon centrocampo come abbiamo fatto con la Serie C. Tu hai fatto un buon centrocampo e avevi la copertura. Ecco, io vi ringrazio, non dico più di tanto perché ho sentito moltissime cose dette da voi, ho fatto 200 km di viaggio, vi ho ascoltato e mi ha fatto piacere e sempre forza e lana comunque. Abbraccio, siamo contenti di averti avuto in diretta e speriamo di risentirci presto, Paolo. Speriamo che la prossima diretta senta che abbiamo vinto. Dai, va bene, dai, un va abbraccio bene. Paolo, a grazie, te, grazie, buona serata, buona grazie serata. A voi. Ciao, grazie. Ciao a te, Corrado. Sì, diciamo che l'analisi di Paolo è assolutamente un'analisi un po' che riassume tutto quello che abbiamo detto questa sera, insomma, quindi credo che sia condivisibile tutto quello che ha detto e soprattutto c'è la speranza che insomma il finale sia quello che si possa avverare, cioè che tra 7 giorni magari ci risentiamo e stavolta siano i colori biancorossi a portarsi via i 3 punti della partita. Sì, c'è un po' di amarezza, insomma, però ecco. Io credo che così, guarda, mentre dico queste cose qua mi viene in mente una cosa quando il Real Vicenza di Cibi Fabbri iniziò il campionato, la prima giornata giocò ad Avellino, perse 2-0, poi vinse il campionato con Paolo Rossi, con Giorgio Carrera, con Faloppa, Salvi, insomma quella squadra straordinaria, ecco, e il vinse il campionato e la prima giornata però perse 2-0 ad Avellino e ci fu grande delusione, ecco, quindi questo per dire insomma che vabbè, insomma, ne abbiamo persa una ma ne mancano tante e c'è la possibilità sempre di riscattarci e di riuscire a fare bene, ecco, insomma questa squadra diciamo che stasera non ha giocato una buona partita però ha il potenziale per fare bene, poi come avevo detto ampiamente se si riuscirà a fare un ulteriore sforzo magari ecco che allora ci sarà veramente tutto per puntare a un campionato di vertice. Possiamo già iniziare invece, Corrado, a parlare della prossima partita? Sì, è una partita insomma che sai, la prima in casa, sarà insomma, il pubblico anche se come vi ho detto con qualche limitazione, quindi insomma è chiaro che la prima tutto l'ambiente ci terrà in maniera particolare a fare bene, quindi mi aspetto una squadra molto grintosa, molto determinata, sperando magari di recuperare anche Meggiorini che come insomma, sapete è un giocatore veramente importante, vedremo se oltre alla Nocchia ci sarà anche qualche altra novità di mercato, ma insomma io ritengo che Vicenza farà sicuramente una gara importante perché vorrà riscattare questo primo passo a fare sul Cittadella, quindi insomma mi aspetto veramente una gara soprattutto dal punto di vista della carica, della determinazione, della voglia, una gara notevole. Cosa ci piacerebbe vedere Corrado contro il Frosinone? Ma sai, è chiaro che
dal punto di vista magari anche fisico-tecnico, mi piacerebbe vedere qualche passo avanti, perché in effetti anche oltre alla disposizione tattica, stasera Cittadella ha dimostrato di essere più avanti nella preparazione, che attenzione non vuol dire che è a loro vantaggio, perché magari quando uno parte forte poi magari può rallentare a campionato in corso, quindi anche queste sono cose che dipendono da come si è impostata la preparazione. Però ecco, mi piacerebbe vedere una squadra che magari, come hanno sottolineato giustamente i nostri amici radiosoldatori, gioca di più centrocampo con palla bassa, senza alzare spesso il pallone, senza calciare lungo. Quando calci lungo denoti di essere un po' in difficoltà, di avere poche idee. Ecco, mi piacerebbe cominciare a vedere che la squadra gioca palla bassa, che tiene in mano il gioco, che ha convinzione, che capisce e crede nei propri mezzi e che può far bene. Saluto Patrizio da Vicenza che dice: per Corrado vorrei capire quale sarebbe la formazione che metterebbe in campo per la prossima partita. Che modulo, che modulo potresti mettere in campo, Corrado, e magari dacci chiaramente gli 11 nomi che sceglieresti. Beh, insomma, adesso non è che posso mettermi al posto di Carlo, perché insomma sicuramente lui vede i ragazzi tutta la settimana. Ripeto, io, a me non è dispiaciuto per niente lo schieramento davanti con i tre in linea, dal Monte, dal Fa medio, però ecco, non mi è piaciuto il centrocampo, quindi magari lì bisogna cercare di trovare delle alternative. Sicuramente però all'interno è una soluzione, ma potrebbe anche Di Carlo optare per un 4-4-2 con Dal Monte a destra e Giacomelli a sinistra, due punte. Diciamo che dipenderà anche da com'è la condizione della squadra, la condizione atletica. Di sicuro questo è un elemento importante. Le soluzioni che ha in mano Di Carlo sono molte, questo testimonia dell'ampiezza della rosa e delle possibilità di modificare anche l'11 iniziale. Quindi credo che Di Carlo in questo momento abbia anche l'imbarazzo della scelta, che per un allenatore non è mai una cattiva cosa. Quando puoi scegliere e hai tanti giocatori bravi, insomma, questo è un grande vantaggio. Ultime chiamate, devo dire, allo 0445 490 200, questo è il numero per chiamarci, mentre per scriverci 345 7959 749, lo dico perché qualcuno magari ci chiama al numero di messaggi e non ci chiama ovviamente la linea diretta. Vediamo di rispondere anche a Riccardo che scrive: Corrado, mi puoi dire quanti tifosi entrano effettivamente allo stadio la settimana prossima, se si può sapere? Capienza 50%, quindi dovrebbero entrare circa 6.500 tifosi. Questa è, diciamo, la capienza massima attualmente con le norme vigenti attuali. Abbiamo anche Angelo in linea. Ciao Angelo, benvenuto. Grazie, buongiorno, buonasera a tutti voi, sono Angelo delle prime UV. Intanto volevo salutare Corrado. Ciao Corrado. Volevo dire due cose velocissime. Prego. Due cose velocissime proprio. E, siccome vedo che già cominciano i primi, così, gente un po' che si lamenta e tutto quanto, io direi di aspettare un attimo ancora, perché il mercato non è ancora finito. Cercherei di fare un po' più ottimisti, che secondo me le basi ci sono e in questi giorni che mancano il mercato sono convinto che faranno sicuramente qualcosa, perché il centrocampo, come avete detto, manca qualcosa, si vede. E quindi insomma un attimo di pazienza, e sono convinto che quest'anno andremo meglio dell'anno scorso sicuramente. Ecco, volevo fare un po' più di tranquillità e di ottimismo, che insomma è la prima di campionato, e cominciare già a dare dei giudizi negativi magari presto, ecco.
un po' di fiducia e positività, no Angelo? E anche positività. Direi di sì, perché non vorrei mai che ce le tirassimo addosso da soli, ecco, questo è un po' il concetto di base, no? Ecco, quindi diciamo che un po' di positività serve anche a tutti, serve anche forse a Di Carlo, serve anche alla squadra. Un attimo di pazienza, è ancora presto, almeno 5-6 partite bisogna vederle, no? Certo. E dopo si può cominciare a giudicare forse. certo, ecco, tutto qua. Grazie Angelo del tuo intervento, un abbraccio e buona serata con noi. Grazie a voi. Salute. Grazie, a presto Corrado. Ma sì, diciamo che Angelo è un ottimista di natura, quindi insomma il suo intervento è assolutamente, aspetto una lancia di positività, come dicevi tu, e quindi va bene, insomma, assolutamente. Poi ma siamo alla prima giornata, è chiaro che quando noi dobbiamo fare un'analisi tecnica e tattica della partita, è chiaro, come dicevamo prima, magari il centrocampo non ha convinto, mentre l'attacco, soprattutto anche in considerazione dei giocatori che non c'erano, Meggiolini in primis, la difesa tutto sommato hanno fatto una buona gara. Ecco, su Pizzignacco personalmente do un giudizio positivo, ha fatto un paio di mezze incertezze, ma ha fatto anche delle parate molto, molto importanti. C'è da lavorare, c'è da avere pazienza, sicuramente questa squadra è molto più forte di lui l'anno scorso, e sicuramente c'è anche da considerare che insomma magari un po' tutti si aspettavano di partire con un successo, quindi c'è un po' di illusione, ma insomma ormai dopo un anno in cui abbiamo avuto il piacere, anche stasera il piacere dopo la sorta inalterata di parlare con i tifosi biancorossi, sappiamo che quando sono un po' delusi è normale che c'è amarezza, e c'è quindi anche il desiderio di dire ma magari possiamo fare di più, quindi anche mette un po' di pressione alla società per un acquisto ulteriore importante, tutte cose che ci stanno, che fanno parte del gioco, insomma, ma sono convinto che già magari tra 7 giorni, quando la squadra ci auguriamo possa battere il Frosinone, tutti torneremo molto ottimisti, molto positivi. Del resto è un po' il ruolo del tifoso, quello di abbattersi quando magari c'è una sconfitta, di esaltarsi quando c'è una vittoria. Gli addetti ai lavori invece devono avere più equilibrio, e noi ovviamente cerchiamo di tenere questo equilibrio. Ah, è normale che dopo una giornata, figuriamoci, nessun dramma, nessun esame, nessun processo, avanti così, perché ripeto, questa squadra ha dei buoni giocatori, Di Carlo deve magari trovare anche poi il bando della matassa, ma senza dubbio ha un potenziale tecnico importante, molto più forte di quello dell'anno scorso. E allora ci diamo appuntamento a sabato prossimo, il 28 di agosto, si parte alle 18, noi ovviamente partiremo prima dal campo con il prepartita Luisa Nicolli, poi con Giovanni Barcaro ci saremo noi, tante emozioni sempre da vivere sulle frequenze di Stella FM, e io direi, caro Corrado, mandiamo un abbraccio virtuale a tutti i tifosi che come sempre ci hanno dimostrato anche oggi, che la nostra prima puntata, tanto affetto. Sì, è stato bello ritrovarli tutti. Ovviamente li aspettiamo anche quelli che magari erano in vacanza, quindi torneranno, e ribadiamo e sottolineiamo il piacere di parlare con loro, perché anche stasera hanno dimostrato grande competenza, grande correttezza nel giudizio, quindi li abbiamo ritrovati così come li avevamo lasciati, e quindi sottolineiamo il piacere di aver parlato con loro, e ci aspettiamo tra 7 giorni per commentare, ci auguriamo una vittoria. Grazie ancora Corrado Ferretto, baci e abbracci a tutti i tifosi, buonanotte a tutti, e come sempre Corrado, forza Lane. Assolutamente sì, buonanotte. Avete ascoltato Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso.